soprattutto anima, senza amarezza, senza odio. Allora avremo anche il diritto di dire la nostra, a guerra finita. Forse sono una donna ambiziosa, ma anch'io vorrei dire una parolina. E avrà il diritto di dirla quella parolina proprio perché ha cominciato la bonifica dentro di sé, perché ha portato amore là dove poteva farlo, una goccia d'amore nell'immane incendio che andava divorando l'Europa ormai da anni. Che si debba tenere conto delle conseguenze di ogni azione, anche di quelle compiute a fin di bene, non sfugge di certo ai Tillesum, come vedremo fra poco, affrontando il suo implacabile interrogarsi sugli autentici risultati delle nostre azioni. Lei che provava un incoercibile senso di responsabilità di fronte al dolore altrui, lei che si sentiva responsabile non solo del suo agire, ma anche delle omissioni che si compiono per il semplice fatto di essere coinvolti in un proprio tempo violento, per il semplice fatto di assistere passivi alla violenza, e questo vale anche oggi, lei si sarà di certo chiesta se l'unica cosa buona nel contesto violento dell'Ager fosse davvero la volontà buona. Se l'aiutare gli altri fosse vero aiuto nello spazio recintato e regolamentato dal nemico. E certo di fronte al nemico tedesco, che di Hillesum, ricordiamolo, chiama sempre il nostro cosiddetto nemico, voler comprendere il male negli altri partendo dal male che alligna dentro di noi, voler combattere il male compiuto dagli altri, cominciando intanto dal male di cui noi stessi siamo i portatori, ebbene tutto questo ha qualcosa di sovraumano, difficilmente comprensibile allora dai suoi amici e oggi da noi. Il rifiuto della resistenza attiva le procurò infatti l'ostilità di chi vedeva nel suo pacifismo soltanto passività. I nazisti non erano paragonabili agli inglesi in India. Una lotta non violenta, un satyagraha secondo il modello di Gandhi, era considerato un suicidio, un colpevole regalo a Hitler. Anche critici odierni della Hillesum, come per esempio Zvetan Todorov, pur ammirandola, ritengono poco raccomandabile questa posizione sovraumana che accetta e vuole far accettare il dolore senza opporre alla violenza una controviolenza. Il fatalismo, dice Todorov, non elimina le cause del male, ma si limita soltanto di medicarne le ferite. Per Eddie Hillesum comprendere il nemico significa invece non volerlo demonizzare e considerare un mostro. In questo lei non è poi tanto lontana, per esempio, da Hannah Arendt, che vedeva in Adolf Eichmann non già un mostro, ma un uomo banale, uno come tanti altri. E proprio come la Arendt, anche Tillesum dubita che esista l'assolutamente demoniaco nei nazisti e nei collaborazionisti. Di loro lei vorrebbe comprendere l'animo, la psiche, scoprirne i traumi infantili. Non si tratta certo, badate bene, di generalizzare e di assolvere tutti, perché se tutti sono colpevoli allora sono tutti innocenti. No, no, non è questo il discorso della Tillesum. Per comprenderla, torniamo a Dostoevsky, nel quale l'elemento satanico non è esterno all'animo umano, non è una persona distinta, è invece interno, ineliminabile e in questo senso profondamente umano, come ha scritto Gustavo Zagrebelsky. Anche per Eddie Hillesum coesistono dunque nell'anima estreme contraddizioni, polarità estreme. L'anima dell'uomo è un territorio sconfinato, prendendo la parola di Schnitzler potremmo dire in Weitesland, uno spazio infinito, uno spazio in cui gli estremi si saldano nell'uno tutto, nella compresenza commistione di bene e male, e questo è uno degli aspetti buddisti, taoisti, indù nel pensiero di Eddie Hillesum su cui voglio tornare fra poco. La consapevolezza di come sia inestricabile questo groviglio di passioni non ci esenta però dal giudizio morale, questo no, non ci esenta dall'indignazione di fronte all'atto scellerato, ne implica mai ambiguità o acquiescenza. Comprendere non significa assolvere, ma rifiutare la strada più facile, quella più breve, quella dell'odio e della vendetta. E poi la ribellione, che nasce solo quando la miseria comincia a toccarci personalmente, non è vera ribellione. E non potrà mai dare buoni frutti. Su questo lei non ha dubbi. Come ha notato Isabella Dinolfi, sia la giustizia che la vendetta reagiscono al male. Ma mentre la giustizia è disinteressata e universale, la vendetta non eleva il singolo uomo oltre le sue passioni e i suoi interessi. La vendetta non lo innalza a un punto di vista superiore ed eterno. Certo, se non fossimo più capaci di indignarci, ci ridurremmo a semplici ruminanti morali. E di Hillesum conosce la differenza fra giusta rabbia e rabbia illegittima ed è convinta che se la nostra rabbia è radicata nell'indignazione morale, nel dolore morale e non nel risentimento personale,
allora quella rabbia è buona, preziosa e salutare. Se chi subisce l'ingiustizia non è più giusto di chi la commette, beh, la differenza fra i due sarà soltanto la differenza di forza e di potenza. E se la vittima avesse le armi del carnefice, agirebbe dunque allo stesso modo, e le cose, pertanto, non cambierebbero nella sostanza. Di conseguenza, se il fascismo non sarà sconfitto soltanto sui campi di battaglia, ma non nell'uomo, non nella famiglia, non nel privato, ciò non sarà sufficiente, è ovvio. E qui basterà pensare a Ingeborg Bachmann, ai suoi racconti sulla sopravvivenza del fascismo nei rapporti familiari e coniugali, oppure a Thomas Bernhard e al suo collegio di bambino a Salisburgo, dove la foto di Hitler, dopo il 45, viene semplicemente rimpiazzata dal crocifisso, ma i metodi brutali rimangono gli stessi. E Tillesum, insomma, ci mette in guardia dal pericolo che la barbarie nazista generi in noi una barbarie speculare. Il suo è l'atteggiamento di Tolstoi, che insegnava di non opporre resistenza al male, o meglio, che al male non si deve resistere impugnandone le stesse armi. Non possiamo coltivare in noi quell'odio, perché altrimenti il mondo non uscirà di un solo passo dalla melma. Si può essere tanto combattivi e attenti ai propri principi, senza gonfiarsi di odio. E Tillesum considera una malattia il grande odio per i tedeschi che ci avvelena l'animo. E come Abramo, che intercede con Dio per gli abitanti di Sodoma, anche lei basterebbe un solo tedesco decente per negare la colpa collettiva di un intero popolo. Espressione rivolta ai tedeschi come che anneghino tutti in quella feccia, che muoiano col gas, fanno ormai parte della nostra conversazione quotidiana. Ed ecco che improvvisamente, qualche settimana fa, è spuntato il pensiero liberatore, simile a un esitante e giovanissimo stelo in un deserto di erbacce. Se anche non rimanesse che un solo tedesco decente, quest'unico tedesco meriterebbe di essere difeso contro quella banda di barbari. E grazie a lui non si avrebbe il diritto di riversare il proprio odio su un popolo intero. Lei, insomma, sa cercare il volto umano anche nel volto del nemico. E riesce a scoprire l'uomo al di là dell'uniforme che questi indossa. Quando la sua amica Liesl le racconta di un soldato tedesco che l'ha aiutata, Etty decide che quella sera pregherà anche per lui e scrive nel diario: una delle tante uniformi ha ora un volto e questo soldato soffre anche lui. Non ci sono confini tra gli uomini sofferenti. Si patisce sempre da una parte e dall'altra e si deve pregare per tutti. Sulla pietà verso il nemico hanno scritto pagine illuminanti Nudo Revelli nel Disperso di Marburg e Gilberto Forti nei Latitanti, un libro che ho presentato proprio qui al Museo della Resistenza qualche anno fa e in cui è palpabile quell'ossessione per i caduti altrui che già si avverte in Cesare Pavese, laddove Pavese scrive: la guerra è triste cosa anche e soprattutto perché bisogna uccidere i nemici. In Revelli, in Forti e nella Hillesum c'è pietà per il nemico, senza mai confondere i ruoli però, guardate bene. Nei racconti di Forti la morte riumanizza il nemico, genera compassione verso colui che potrebbe pur sempre diventare un ex nemico e riacquistare così, come il soldato tedesco che aiuta Liesl, un volto umano al di là dell'uniforme. Il tema del volto, peraltro un tema trattato a fondo da Emmanuel Levinas, il tema del volto torna spesso nel diario e nelle lettere. Anche il volto dei persecutori, la smorfia truce di quegli uomini panzer, è oggetto di riflessioni empatiche da parte di Etty, come il giorno in cui lei è convocata alla Gestapo e un isterico funzionario, un ragazzotto, la investe chiedendole che cosa abbia dato da sorridere in quel posto. E lei che per quel povero giovane disgraziato prova solo compassione, un po' venata di umorismo, per quel giovane disgraziato non prova odio, prova compassione, vorrebbe in qualche maniera scoprirne i traumi infantili, come dicevo prima, la psiche, oppure come a Westerbork, quando nascosta dietro una finestra di una baracca, osserva sgomenta i ceffi della scorta del treno ai deportati e ha difficoltà ad accettare quella frase biblica sulla quale ha orientato tutta la sua vita: e Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza. Tselem, Tselem è la parola ebraica, l'immagine di Dio che anche prima oggi la fotografia, ma in quel volto non ricopre, lei non scopre più il volto dell'uomo, il volto di Dio, scopre semplicemente un uomo panzer, un uomo macchina. Nonostante tutto, Hillesum respinge la demonizzazione del nemico perché non vuole condividerne quella logica disumanizzante.
bastonare il proprio nemico lo sapeva già fare l'uomo delle caverne, scritto Salcenitsin, che aveva fatto una lunga esperienza di odio dell'uomo per l'uomo, pur se in un altro genere di lager. Il rifiuto dell'odio sembra anticipare in lei un'etica riconciliativa, una giustizia riparativa ancora di là da venire. Qui penso per esempio a quella applicata in Sudafrica dopo la fine del segregazionismo, o la Commissione per la giustizia e la riconciliazione presieduta da Ernesto Sabato in Sud America dopo la caduta dei regimi di Gorilla. E questo bisogno di riconciliazione è evidente in un sogno che Hillesum fa. E sogna addolorata, e lei addolorata per la cattura di Spira, e sogna di incontrare un soldato tedesco, di guardarlo dritto negli occhi e di chiedergli: ha una fidanzata al suo paese? E quando lui ha confermato, gli ho detto: allora la sua fidanzata sarà triste, come lo sono io adesso. Io e quel soldato siamo diventati amici. Non è chiaro dal sogno in che modo, ma abbiamo parlato più volte e ci siamo raccontati delle azioni oltraggiose che i tedeschi stavano compiendo. Ci siamo detti d'accordo sul fatto di dover affrontare onestamente la situazione e che ci saremmo dovuti affratellare, che con noi iniziava la fratellanza tra i due popoli. E io gli ho anche detto: naturalmente mi scontrerò con un tuo lato per il quale dovrò pensare questo è tipicamente tedesco, ma questa non sarà una ragione per odiarti. Dovrò solo accettarlo come un dato di fatto. Lui ha cercato poi di far liberare Speer e alla fine ci è riuscito. L'inconscio non mente. L'inconscio non mente, anche se Speer non venne preso, perché ebbe la fortuna, diciamo così, di morire nel suo letto il giorno prima che la Gestapo andasse ad arrestarlo, il desiderio di riconciliazione rivelato dal sogno è vero e concreto. Quanto vera e concreta nella Hillesum la paura di perdere nel lager l'uomo che lei ama. A questa paura reagisce con una domanda bruciapelo, una domanda al nemico che preludio al dialogo. Proprio come preludio alla giustizia riparativa e il dialogo fra le parti un tempo contrapposte. Ritorno appunto sulla Commissione per la giustizia e la riconciliazione voluta da Desmond Tutu in Sudafrica. Ecco, quella narrata dal sogno di Etty Hillesum era la resistenza al male che lei voleva praticare. La sola resistenza che sapeva opporre al male era di natura dialogica, empatica e interiore. Il suo unico vero obiettivo era soccorrere, aiutare. Aiutare. La parola aiutare è una delle più frequenti nel diario e nelle lettere. Aiutare gli altri, aiutare i genitori, aiutare Dio. E con aiutare ricorrono anche accogliere, prestare attenzione, proteggere, alleviare la vita degli altri, condividere, asciugare le lacrime altrui, dare ospitalità al dolore. Un incoercibile senso di responsabilità induce Etty Hillesum a farsi carico delle sofferenze umane, a prodigarsi per il prossimo lì nell'epicentro del dolore ebraico. E così facendo, a dimenticare se stessa. O l'uno o l'altro, ora. O si pensa soltanto a se stessi e alla propria conservazione senza riguardi, o si prendono le distanze da tutti i desideri personali e ci si arrende. Per me questa resa non si fonda sulla rassegnazione che è morire, ma si indirizza là dove Dio per avventura mi manda ad aiutare come posso, e non a macerarmi nel mio dolore e nella mia rabbia. Ecco, la parola resa evoca in me subito Dietrich Bonhoeffer e il suo libro Resistenza e resa, le lettere scritte nel carcere nazista dal pastore luterano. Mostrandoci un Dio sofferente a cui bisogna dare conforto, Bonhoeffer sostiene che l'uomo è chiamato a condividere, patendo, la sofferenza di Dio di fronte a un mondo nel quale Dio stesso non è più presente. E facendo come Hillesum, che anziché mettersi in salvo sceglie il territorio controllato dal nemico, anche Bonhoeffer, dall'Inghilterra in cui si trova nel 1935, sceglie di tornare nella Germania nazista per non abbandonare il suo paese e i suoi fedeli nelle mani di quello stesso nemico, per dedicare ogni energia alla Chiesa confessante, e altrettanto farà nel 1939, ripartendo dalla sicura America per la Germania nazista, poco prima che scoppi la guerra. A giudizio di Bonhoeffer non è l'atto religioso fare il cristiano, ma è prendere parte alla sofferenza di Dio nel mondo. E non pensare anzitutto alle proprie tribolazioni, ai propri problemi, ed è esattamente quello che sta facendo Etty Hillesum, è la sua scelta, prendere parte alla sofferenza di Dio nell'uomo, esattamente come dice Bonhoeffer. Partecipare all'impotenza di Dio nel mondo significa per il teologo tedesco
mettere in luce l'assenza di Dio nel mondo. Siamo dunque ben lontani in lui e nella Hillesum da quell'ottica veterotestamentaria che vede in Dio il salvifico onnipotente che interviene nella storia dell'uomo dividendo per esempio le acque del